che c'è, è un birbante perché gli animali non rispetta mai. Ma per magia, ora un gatto sia, la sua vita cambierà, vedrai. Billy the Cat, quattro zampe ha, Billy the Cat, vive giù in città. Billy the Cat è sempre in mezzo ai guai, Billy the Cat, ma non si ferma mai. Salutare ciao Billy the Cat, oppure urlare miau, Billy, ma te ne combinerà. Oh, l'amore. È una vera gioia volare questa sera. Miau. Assenza totale di vento, la visibilità rasenta alla perfezione. Quando ero un ragazzo non facevo molto caso ai tramonti romantici. E ora che sono un gatto, provo esattamente la stessa cosa. Sapete, questo colore così caldo mi ricorda una vernice che viene usata nella fabbricazione delle carrozzine per bambini. Io lo trovo molto romantico, non lo pensi anche tu? Romantico? Ah, non ti fa pensare alle più grandi storie d'amore del mondo, come Romeo e Giulietta, oppure come la gatta... Sì, più o meno. Ora devo andare, Billy, ora devo... Ho delle cose da fare, sì. Ma certo, ora che ci penso, dobbiamo fare quelle cose. Come ho potuto dimenticarmi? Come? Devi andartene via anche tu. Scusami, signor Hubert, mi aspetti? Allora, Billy, che preferisci fare oggi? Una filatina alle unghie sull'asta della bandiera del municipio? Una succulenta cena tra i secchi della spazzatura di Grossmeyer? O una visitina al canile, magari? Mi andrebbe di infastidire uno di quegli ammassi di pulci, così, tanto per cambiare. Per me possiamo fare benissimo qualunque cosa, quindi mi stava dando sui nervi. Vedi, il segreto per infastidire quegli sciocchi cani, Billy, sta tutto nella scelta della vittima. Il soggetto ideale deve essere possibilmente incatenato, oppure sistemato all'interno di un recinto. Oh, quale luce apre l'ombra da quel balcone! Max, tu non dovresti essere qui! Ecco l'Oriente, e Millie è il sole! Vattene via, ora ci vediamo al parco domani mattina. Domani e domani e domani ancora. Striscia a piccoli passi da un giorno all'altro. Ma che cosa accidenti stai blaterando? Millie, non posso aspettare fino a domani. Non faccio che pensare continuamente a te, a quel tuo naso umido, alle tue lunghe cotonose orecchie, al tuo manto lucente. Max, io sono di razza pura e tu un incrocio. Non potrà mai funzionare tra noi. Ma cosa accidenti è tutto questo baccano? Giuro che se quella specie di cane è di nuovo nel mio giardino, io... Calmati, Kevin. Ricorda che hai la pressione alta. Cerca di non agitarti. Agitarmi? Non sono affatto agitato! E non urlare. E non sto urlando! Oh, Millie, questo è... Parlo con la calappia cani? Il tuo naso è così brillante, illuminato da questa luce. Non possiamo e soprattutto non dobbiamo. Voglio sfregare il mio naso contro il tuo. Ecco, l'ho detto e sono felice di averlo fatto. Ma Max... È sbagliato voler trascorrere il resto della propria vita da cane con la propria anima gemella. Condividere la cuccia, avere dei cuccioli. I miei padroni ti sentiranno, Max. È per questo allora, vero? È perché io sono soltanto un incrocio. Proprio come pensavo. Sta lontano dalla mia mini, brutto sacco di pulci! Millie! Scendi immediatamente, altrimenti io... Millie! Addio! Mio adorato Max! Resisti! Ah, caro Billy, dove andremmo a finire senza l'esemplare umano più altruista di tutti? La calappia cane!
Lascialo! Qualunque cosa mi accada, Millie, sappi che io ti amerò per sempre. Oh, che scenetta commovente, Millie. Levati di dosso! Ah, Billy, ricorda, il vero amore non è mai privo di ostacoli. Orval! Orval! Forza, Billy, andiamo al canile a vedere i cani sistemati come la natura li vorrebbe, cioè chiusi in gabbia. Cos'è questo tanfo? I cani hanno un pessimo senso dell'igiene, Billy. Loro non si leccano come facciamo noi. Oh, sembra proprio di stare in una discarica qui dentro. Possiamo fare un'altra strada al ritorno? Certo, Billy, ma non prima di esserci divertiti un po'. Considerala una specie di esibizione. Se non viene fatta con il dovuto sentimento, non ha lo stesso effetto. Quasi non è valsa la pena. Va tutto bene? Ecco, questo ci piace di più. Un bel danese! La leggera brezza lo avvertirà della nostra presenza tra pochi secondi. Ci siamo, è quasi nostro ormai. Agisci. In che senso? Un gesto, un segno, per dimostrare disprezzo a una specie inferiore come questa qui. Ma è soltanto un cane. Ti prego, permettimi una dimostrazione. Ehi, amico! Tutti i cani abbaiano alle ambulanze perché credono che siano i camion dei gelati! Ehi, tu! Aspetta che ti metta le zampe addosso, razza di felino dalla bocca larga! Quando sono completamente sconvolti dalla rabbia e dall'invidia, si passa a quello successivo. Dai, prova tu. I cani abbaiano a tutte le ambulanze. Davvero? Sì, credono che siano dei camion di gelati. Coraggio, continua. Non mi importa. Oh no! Ho perduto la voglia di vivere. Signor Hubert, non sta funzionando. Aspetta un secondo. Oh, sì, certo, l'innamorato deluso. Purtroppo sì. Senza Millie non mi importa più niente di niente. Presumo che Millie sia la barboncina alla finestra. Lei sa che sei qui. Tanto non cambierebbe nulla. Il suo padrone mi odia. Lei è di razza e io un incrocio. A volte vado a casa sua di notte solo per stare sotto la sua finestra. Solo per rimanerle vicino. Non preoccuparti, ti tireremo fuori. Te lo prometto. Oh! Max, io ti salverò a costo della mia stessa vita! I gatti possono fare promesse solo ad altri gatti, Billy. Se fosse per me, tutti i cani sarebbero rinchiusi nel canile. Oppure sospesi in gabbie lungo la strada, esposti al pubblico ludibrio. Beh, ma io non sono un gatto, signor Hubert, sono un ragazzo e dico di liberare Max. Allora, se la memoria non mi inganna, dovrebbe essere qui. Max! Max! Venga, signor Hubert. Questa è davvero una grossa sciocchezza, Billy. Te ne pentirai. Billy! Max! Coraggio, andiamo! Allora, tutti i cani abbaiano alle ambulanze, non è così? Presto, Billy, vieni via da lì! Ti avevo detto che era una sciocchezza. Ti avevo detto che te ne saresti pentito.
Sì, signor Hubert. Oh no! Cosa facciamo ora? Saltiamo? Oh. Ma che gatti simpatici, eh? Credete che sia spiritoso prendervi gioco dei cani quando non possono reagire? Beh, devi ammettere che sembra veramente divertente. Divertente? Già, adesso tocca a me divertirmi un po', riducendomi in poltiglia. Ma prima... Tua madre puzza di aglio fritto. A dire il vero, lei adora il pesce. Sai, fa la pescatrice di sardine nel porto persiano di Preston. Ehi, ma che cosa ti prende? Che stai facendo? Sto pagando un debito. Un debito? A un gatto? Ti lascio due scelte, amico dei gatti. O ti allontani mentre sistemo questi due amicetti, o do una sistemata a tutti e tre. Quei gatti ci hanno fatto evadere, dovresti essergli grato. Che crudeltà. No, no, Billy, si tratta di una faccenda fra cani. Ma stava tentando di aiutarci. Ora ti faccio vedere io, sbruffone. Perché no? Prendi questa, brutto manigoldo! Aiuto! Aiuto! Grazie. Non c'è di che, ogni buona azione ne merita un'altra. Adesso andiamo a cercare Millie. Non riesco a crederci. Un cane e un gatto che vanno d'accordo. Billy, sei una vergogna per la nostra razza. Millie! Millie! Millie? Dove sei? Kevin, è sparita! Sparita? Cosa significa sparita? Significa che non c'è più. Era tutto tranquillo finché quel cane non ha cominciato a girarle intorno. Hai visto il modo in cui si comportava? Come un animale! Come mai la porticina è aperta? Stai tranquilla. Appena prendo quel brutto cane, gli darò io la lezione che si merita. Voglio... Kevin, cosa c'è? Aspetta solo che riesca a mettere le zampe su quel miserabile incrocio. Ila! Ila! Wow! Ma che bel bocconcino! Mi scusi, sai indicarmi la strada per il canile, per favore? Oh, io non andrei in un posto del genere, non è adatto a lei. No, forse lei mi ha frainteso. In realtà sto cercando un mio amico che risiede lì per il momento. Ah, sì? Magari lo conosco. Il suo nome è... Max. Oh, è meraviglioso! Gentile, generoso, coraggioso, altruista, affabile, eroico e poi sa anche alzarsi su due zampe e toccarsi il naso con la lingua. Spiacente, tesoro, ma ho una brutta notizia per te. Vedi, ha tentato di evadere... attraverso le fogne. È caduto. Io ho tentato di salvarlo, ma è stato trascinato via. Vuoi dire che lui è... Già, l'ultima cosa che ha fatto prima di annegare è stato pronunciare il tuo dolce nome. Davvero? Sì, Bonnie, Trixie. Millie. Sì, esatto, Millie. Millie. Senti, vedo che sei piuttosto sconvolta. Vieni con me. Siamo un bel gruppo di cani di razza. Ci occuperemo noi di te. Via di qui, sacchi di polci! E non tornate mai più!
Meno male, ci è mancato un pelo. Un gesto davvero indecoroso. Non riesco a capire. Dov'è finita Millie? Non preoccuparti, la troveremo. Forse tu la troverai, ma non contare sul mio aiuto. Signor Hubert. In tutta la mia vita non sono mai stato umiliato in questo modo. Continua pure a fare comunella con un cane, se ci tieni. Io ne ho avuto abbastanza. Senti, hai fatto quello che hai potuto. Non devi preoccuparti se non... Ah, ho detto che ti avrei aiutato a trovare Millie e così farò. Non dobbiamo far altro che trovare Jumbo. È divina, semplicemente perfetta. Almeno al pedigree. Millie sta passando un brutto momento. Le ho detto che ci saremmo occupati di lei per un po'. Ma certo, benvenuta nel club, Millie. Ehi! Oh, non farci caso, non è niente di personale. È come una specie di iniziazione. Mi dispiace. È solo che nessuno mi aveva più annusata da quando... Max! Senti, dai, andrà tutto bene. Sei con i tuoi nuovi amici ora. Sì, sei con quelli del tuo stesso rango. E i puro sangue si sostengono sempre l'un l'altro. Proprio non capisco. Vuoi che io ti aiuti a trovare una barboncina? Sì, devi farmi questo favore. È per due innamorati, Jumbo. Oh, ora sì che capisco tutto. Ti sei innamorato di una barboncina. Non io, lui. Ma quello è un cane. E allora? Beh, non è naturale. Direi che è completamente illogico. Lo farai? È pazzesco. È assurdo. È una vera sciocchezza. Ma chi sono io per mettermi a giudicare? In fondo sono solo un piccione. Oggi sono lieto di dare il benvenuto a un nuovo membro della nostra esclusiva e ristretta società. Benvenuta, ottimo acquisto. Anche molto. Silenzio! Sì, ma prima dovrai ripetere con me il nostro giuramento. Il cosa? Oh, non è nulla di che, sono solo un paio di regolette che dovrai rispettare se vuoi far parte del nostro club. Ora ripeti dopo di me, io giuro solennemente. Giuro solennemente? Di essere il flagello e la calamità di tutti i gatti. E che cosa significa? Significa che se per caso incontrassi un gatto devi sistemarlo a dovere. Oh, di essere il flagello e la calamità di tutti i gatti. Giuro di battermi per l'estinzione di tutti gli incroci. Questo significa davvero quello che penso? Avanti, non vorrei venirmi a dire che hai a cuore quegli sciocchi incroci. Sì, ci tengo. Il mio migliore amico era un incrocio. No, eresia, sacrilegio. Incredibile. Sì, rifiuti di prestare giuramento? Sì. Ehi, Millie, so che sei sconvolta, ma... Fermatela! Non può farlo, traditrice! Prendiamola! Potrebbe essere lei, e sembra anche che sia finita nei guai. Meglio dirlo a Billy. Stavi forse andando da qualche parte? Non ho intenzione di entrare nel vostro club, voglio solo tornare a casa. Coraggio, Millie, sei un cane di razza, lascia perdere il tuo amico. Lui è andato, è questa la tua casa. Oh, cielo! Sì, non ha ragione, andartene. Rimani con noi. Sì, è vero, forse hai ragione tu. Ehi, rallenta! Non puoi fare irruzione lì dentro. Dobbiamo prima pensare a un piano. Ma tu non capisci! Hanno preso la mia Millie, devo salvarla! Essa insegna alle torce come splendere! Va bene, sì, ho afferrato il concetto! Se non vuoi venire con me, non devi farlo per forza! Non mi aspetto certo che un gatto comprenda queste cose! Gatto? È laggiù! Non mi piace, c'è troppa calma! No, Max! Millie! Ah, Max! Guarda, ecco il nostro cane innamorato! Max! Mi avevano detto che eri morto! Non devi preoccuparti, presto lo sarà! Max,
Filiamocela da qui! Non me ne andrò senza di te, Millie, anche a costo della mia stessa vita! Spiacente, ma Millie non verrà con te. È una di noi adesso. Ha giurato guerra a tutti i gatti e a tutti gli incroci. È vero questo? Mi hanno costretta. Credevo che fossi morto. Presto, non abbiamo tempo per le chiacchiere adesso. Dobbiamo andarcene da qui! Hai ragione! Andiamo! Presto, prendiamo il gatto! Ce la fa con i cani! Presto, ci stanno raggiungendo! All'attacco! All'attacco! Forza! Prendiamolo! Voi andate! Ma... Andate! So quello che faccio! Non mi prenderete! Sono già stato inseguito. Quando ero un ragazzo e sono sempre riuscito a trovare una via d'uscita. E spesso il modo migliore è quello di liberare il carico di un camion. Addio, ragazzi! Forza! Pazienza! Sembra che dovremo accontentarci soltanto di uno di loro. I cani abbaiano a tutte le ambulanze! Credono che siano dei camion dei gelati! Santo cielo! Questo è quello che chiamano umorismo nel regno dei gatti! Forse non mi è venuto molto bene. Oh, Millie! Questo è il paradiso! Io, te, il tramonto, uno splendido panorama! Che cosa potrebbe chiedere di più un cane? Oh, è veramente perfetto! E pensare che dobbiamo tutto questo a dei gatti! Non ci pensare, mia dolce principessa! Questa è la nostra serata, una serata per l'amore! Oh, dillo ancora, Max! Non smetterei mai, mai! Ma per favore! È così romantico! È proprio come in quelle splendide storie d'amore, Romeo e Giulietta, la puro sangue e l'incrocio, la gatta e... ora io, ecco, devo proprio andare, Billy, io devo, sai, no? Ho delle cose da fare. Ma certo, ora ricordo, dobbiamo fare quelle cose, come ho potuto dimenticarmene? Signor Hubert, mi aspetti? Allora, Billy, che cosa facciamo? Una filatina alle unghie sull'asta della bandiera del municipio? Una succulenta cena tra i secchi della spazzatura di Grossmeyer? Oppure una visitina al canile? Al canile no, Billy, ovunque, ma al canile no. E per favore, non nominare più la parola cane. Devi ricordare, Billy, che ogni gatto deve mantenere un minimo di dignità.